La Fiat, grande punto nera, ferma con i fari accesi e poi anche gli stop in via, non a strada Fossò, nella zona industriale, come si vede in questo filmato pubblicato dal Gazzettino. Dentro, al posto di guida, c'è lui, Filippo. Adagiata sul sedile posteriore, Giulia, spinta a terra poco più là, una manciata di minuti prima. Ha sbattuto la testa al marciapiede, forse è già morta. La doppia aggressione alla ex fidanzata, iniziata a Vigonovo, vicino casa di lei, e finita tra i capannoni della zona industriale, è durata 22 minuti di inaudita ferocia, come scrive il GIP, dalle 23.18 alle 23.40. E questo è il filmato di una scena successiva. L'auto di Filippo si trova qua, dove mi trovo io, come si può vedere dalle righe gialle che sono inquadrate anche nel video e dal casottino. E la telecamera che riprende la Fiat grande punto nera è quella. Filippo, dopo l'aggressione, gira nella zona industriale, ripassa dalla via dove ha finito di aggredire Giulia. Poi si ferma in via Nona Strada, dove resta senza mai scendere dall'auto. Dopo 90 secondi Filippo riparte, ripercorre la stessa strada dove Giulia è stata aggredita. Guardate, si trova proprio qui vicino, la quinta strada, dove c'è una troupe televisiva, è stata aggredita Giulia. Inizia da questo momento la fuga della Fiat grande punto nera, finita con l'arresto su un mandato europeo sabato sera vicino Lipsia, sulla A9 tra Berlino e Monaco. Più di 1.000 chilometri percorsi, 7 giorni di viaggio. Filippo Turetta sarà rimpatriato già nei prossimi giorni. Nella borsa del 22enne la polizia tedesca ha trovato un coltello da cucina con una lama di 12 centimetri, probabilmente l'arma del delitto, un paio di guanti e un telefono cellulare. Nella Fiat grande punto nera sarebbero state individuate anche tracce di sangue, presenti pure sulle scarpe e sui vestiti del ragazzo. Riscontri proseguono con altri accertamenti in corso sull'eventuale acquisto di una scheda SIM straniera, presa, ipotizzano gli investigatori, per poter utilizzare il telefonino senza essere tracciato. Elementi che vanno ad aggiungersi ai tanti già raccolti dagli inquirenti in Italia.